Io avevo previsto una relazione, ma che credo non farò, farò molto sintetica perché abbiamo sentito delle cose un po' troppo importanti per rimanere così indifferenti o lasciarle cadere. Io ringrazio moltissimo i ragazzi che sono intervenuti prima di me, perché mi hanno dato un po' di fiducia in più sui viaggi della memoria, su cui io non ho tanta fiducia, quindi condivido anche un po' i ragazzi che forse non ci sono andati. Mi hanno dato una fiducia in più, ma anche perché sono partiti molto concretamente dalla loro città, il loro prodotto didattico è partita da Como, ricordandoci come in realtà abbiamo tutti gli strumenti nel nostro quotidiano per ritrovare le tracce della storia e costruire la nostra memoria per diventare cittadini più consapevoli. Oggi i vostri compagni hanno usato due parole tante volte che mi hanno colpita molto. Da una parte l'idea che forse anche la scuola che fate, la voglia di sapere che potrebbe essere vostra, o almeno così si pensa vostra, da una parte la voglia di conoscere, la curiosità che porta alla conoscenza, ma che non è disgiunta dall'emozione. Allora, io la lavoro in un istituto di storia, un istituto di storia che fa anche tanta divulgazione, e vorrei che oggi il nostro incontro, sulla scorta di quello che hanno raccontato i ragazzi, fosse un po' l'occasione perché anche in voi si fissasse una distinzione che per me è fondamentale, mi è servita tanto nella vita, anche poi nelle scelte che ho fatto di lavoro. Credo che debba esserci presente a tutti noi come cittadini, se volete, e che una distinzione sulla quale però troppo spesso facciamo un po' di confusione come collettività, ed è la distinzione tra storia e memoria. La storia, ragazzi, è qualcosa che si studia, è qualcosa che prima hanno parlato di conoscenze, di sapere, è qualcosa che richiede la pazienza dell'apprendere, anche la lunghezza dell'apprendere, l'andare a ricercare appunto le tracce che voi avete cercato a Como e poi avete cercato in giro per il mondo. Impone a chi la fa, come il mestiere che ho scelto, di scrivere quei libri lunghi con le note, che magari possono risultare molto noiosi, ma se ci pensate, quelle note sono l'onestà, meglio, la testimonianza di un'onestà di un lavoro che si costruisce piano piano, andando a ricercare i documenti e mettendoli tra di loro in rete. I vostri compagni cosa hanno fatto? Ci hanno raccontato la Shoah parlando di vittime, carnefici, testimoni, giusti, non prendendo un solo punto di vista, ma provando a tracciare la rete della complessità dell'esperienza storica che si vive. Ed è un po' il compito della storia, sia di chi la fa sia che di chi la studia, quella di capire come la storia si costruisce attraverso processi complessi che richiedono testimoni da tanti punti di vista, e solo l'integrazione di tutte queste tracce rende la complessità della storia, lontana dagli stereotipi, lontana dai simboli. E se volete raccontare la storia attraverso questi tutti i punti di vista, cercando di far dialogare il maggior numero di fonti, è un modo per raccontarci come la storia è fatta di un'esperienza ricca, un'esperienza che sarà sempre più ricca e sempre più complessa degli stereotipi che usiamo per tenerla a memoria. Ed ecco la memoria. La memoria è qualcosa di completamente diverso, la memoria è qualcosa che non coinvolge solo gli storici, coinvolge tutti noi come cittadini. Ciascuno è responsabile della memoria del proprio paese, perché tutti noi in qualche modo contribuiamo a crearla, a curarla, a trasmetterla. E ancora una volta i vostri amici sono stati molto, molto, molto puntuali nel raccontarci come diventare testimoni vuol dire far passare la conoscenza dentro di sé, aggiungendovi qualcosa che ha le radici
nell'emozione, nella sensibilità, nelle competenze di ciascuno, anche nella fantasia e nell'immaginazione di trovarsi un percorso dentro la storia, per farla vivere nel presente, per renderla consapevolezza del presente. La memoria è qualcosa che è troppo facile affidare solo agli storici o solo ai testimoni. La memoria è una costruzione che il presente fa selezionando storie, immagini, momenti, luoghi del passato, provando a rifarli ritornare vivi nel presente perché dicono qualcosa per noi, dicono qualcosa di importante. I vostri compagni ci hanno raccontato delle storie di vita che sono passati a Como e sono passati poi anche nei luoghi di Auschwitz, da dove sono arrivati. Le hanno scelte, una vostra compagna ha suonato, ha portato qualcosa di sé. La memoria, la memoria che spesso funziona per simboli, perché è una selezione del passato, è qualcosa che ci aiuta a ricordare il passato tenendolo vivo nel presente, è qualcosa che in qualche modo ci chiama a una cittadinanza consapevole, aiuta a diventare migliori cittadini, non lo so, ma aiuta a diventare cittadini più consapevoli. Nello stesso tempo ci sono anche dei grossi rischi nella memoria, perché a voi sono state raccontate sette storie che hanno colpito la nostra emozione, che rimarranno per noi un po' il simbolo di questa giornata e per i ragazzi che l'hanno vissuto il simbolo di questa loro esperienza. Ed è solo la sensibilità di ciascuno a pensare che queste quattro storie sono delle storie che si simboleggiano un'esperienza molto più vasta, molto più complessa, molto più articolata. Il rischio è che queste quattro storie per noi diventino le storie, le storie uniche, che ricoprono il passato. Quando qualcuno diceva la giornata della memoria, Auschwitz diventa il simbolo del male in Europa. No, è grazie degli sforzi come avete fatto voi oggi che avete in qualche modo tenuto viva questa memoria un po' fondante della nostra Europa, raccontando delle storie, portando delle storie di più, articolando la memoria. Un esempio molto... un'osservazione. Vi dicevate ci sentiamo in colpa per non riuscire a raccontare l'esperienza che abbiamo vissuto, non troviamo le parole, eppure le avete trovate. La paura di confrontarsi con questo passato e di provare a riraccontarlo nel vostro presente davanti dei vostri compagni. Ecco, costruire la memoria implica una sfida che è di tutti e che unisce fantasia, conoscenza, sapere e intelligenza. Richiede a ciascuno di fare qualcosa. Noi qua seduti sul tavolo siamo stati tutte delle generazioni che hanno vissuto senza la giornata della memoria, studiando a malapena la seconda guerra mondiale dentro nei propri percorsi scolastici. Avevamo rispetto a quella storia dei rapporti diversi, perché magari avevamo delle mamme, dei papà, dei nonni che l'avevano vissuta, ma non l'abbiamo studiata a scuola. Per voi è più una guerra, la seconda guerra mondiale è quasi come le guerre puniche, ma il rapporto con la seconda guerra mondiale passa di più attraverso dei simboli come la giornata della memoria, o appunto appunto questi simboli come Auschwitz, la Shoah, dei momenti forti. A ciascuno di noi tenerli vivi. Io vi volevo così ricordare, quando avete detto della paura, che questa memoria, che appunto per voi è così importante, con le giornate della memoria, con la Shoah, che per noi quasi era sotto traccia, è emersa in Italia proprio grazie a una ragazzina dodicenne. In Italia per lunghissimo tempo della riportazione nei campi si è parlato poco, della Shoah ancora di meno. Solo nel 1955, pensate, sono passati 10 anni dalla fine della guerra, è stata organizzata in Italia la prima mostra nazionale
sui lager, 1955. È stata organizzata al campo di Fossoli ed è stata organizzata dal basso, erano le famiglie di alcuni deportati dal campo di Fossoli, quindi dal campo che partivano anche per Auschwitz, e le famiglie di alcuni fucilati nel campo di Fossoli, che hanno deciso: qui è il decimo anniversario, 1955, della liberazione del nostro paese dal nazifascismo, è impossibile non ricordare la deportazione. È impossibile pensare alla liberazione dal nazifascismo senza ricordare i deportati. Si organizza una mostra, che è la prima mostra nazionale dei lager in Italia, che fa un lunghissimo giro in Italia, parte nel 55 da Carpi, nella provincia di Modena, e ritornerà a Modena nel 1960, poi si divide. Passa in tutta Italia, diventa una mostra sempre più grande, cambia, in ogni città i deportati e i sopravvissuti portano degli oggetti, delle casacche, delle fotografie. Immaginatevi chi arriva a Ferrara e si accorgono nelle fotografie dove era finito il professore del liceo classico di Ferrara, di cui nessuno aveva più ricordo. Lo vedono sopravvissuto in un lager a Bamatausen, da cui poi non farà più il ritorno. Questa mostra arriva a Torino e sono delle immagini che fanno paura, naturalmente. Le avete un po' viste, la vostra professoressa, insomma, io le vedevo lì, le faceva girare mentre i ragazzi parlavano. Sono delle immagini di violenza. In un'Italia che esce dalla guerra, ha vissuto la violenza della Seconda Guerra Mondiale sul proprio territorio, sono collettività che non sono abituate, non hanno la televisione, le immagini di violenza a cui siamo abituati noi, non si usa. Le immagini della Seconda Guerra Mondiale segnano all'interno delle collettività europee il primo momento in cui le collettività sono portate a vedere delle immagini di violenza così, così violente. Quindi la scuola decide di non portare i ragazzi a vedere questa mostra. I ragazzi ci vanno da soli. A Torino, dicevamo, la mostra viene montata in una piccola saletta. I ragazzi ci vanno e commentano questa visita a scuola, e le domande sono tante che vengono suscitate. Questi ragazzi sono presi da paura, dall'argomento nel vedere quelle immagini. E le commentano tra di loro, un po' come avete fatto voi. E a me è venuto in mente questo episodio perché le domande che nascono tra questi ragazzi sono un pochino simili alle vostre. Perché non ci vogliono raccontare questa storia a scuola? Perché a queste mostre dobbiamo andare da soli? Quando dicevate, forse non lo si va perché hanno paura di farci vedere quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, forse non si va per indifferenza. Ci sono opinioni diverse. E i ragazzi decidono di rivolgersi ai professori chiedendo perché queste immagini non si fanno vedere, non si commentano, sono vere, cosa sono, cosa raccontano. E i professori sembra che sospirino e dicano: sì, è tutto vero, purtroppo, però. Allora una ragazzina che ha 12 anni decide di scrivere una lettera al giornale della sua città. Qui da voi cos'è, la provincia? E là è la stampa. Prende carta e penna e scrive dicendo di essere una ragazzina di 12 anni che è andata a vedere la mostra sui lager, che ne è ritornata sconvolta e che vorrebbe che qualcuno le raccontasse la verità, che le vorrebbe che qualcuno le raccontasse la storia che sta dietro quelle fotografie. E la ragazzina si firma la figlia di un fascista che vuole sapere la verità. Questa letterina, potete capire, sconvolge la generazione dei grandi. Che subito sono pronti, gli adulti sono sempre pronti così davanti a quei ragazzi, a darmi liste di bibliografia da leggere, a dire: impossibile che questi ragazzi non sappiano, senza rendersi conto che se la scuola non gli insegna delle cose non è che se le possono sapere. Ci sono lettere di tutti i tipi, chi dice: beh certo, sei la figlia di un fascista, cosa vuoi sapere? Una lettera di risposta a questa ragazzina si segnala perché è una lettera che comincia con:
alla signorina che vuole sapere la verità, già non gli dà la non gli dà della figlia del fascista, e poi continua, alla signorina che vuole sapere la verità, un grande grazie da parte dei deportati. Cosa succede? I deportati capiscono, ringraziano questa ragazza che vuole sapere, e capiscono che dietro di lei c'è una generazione che ha voglia di ascoltare. Questa lettera che ringrazia la ragazzina invita lei e i suoi coetanei a quelli che diventeranno i primi incontri, e siamo nel 1959, nel dicembre del 1959, i primi incontri tra sopravvissuti e nuove generazioni. Quella lettera la firma Primo Levi a nome dei deportati. Perché vi ho raccontato questo episodio? Perché anche lì c'è una ragazzina che ha voglia di sapere, è curiosa, va fino in fondo alla sua curiosità, prende carta e penna, si mette in gioco con la sua sensibilità e anche con la sua storia, prova a scrivere, a parlare, a cercare un dialogo con le generazioni più grandi, con le generazioni di chi ha vissuto, per provare a sua volta a farsi testimone. E perché dico per provare a sua volta a farsi testimone? Perché quando gli ex deportati organizzano i primi incontri, proprio a seguito, lei scrive nel novembre del 59, e i deportati il tempo di organizzarsi e creano in una saletta un incontro con i giovani, cosa fanno? Innanzitutto si aspettano una decina di ragazzi, arrivano la prima sera 1000 ragazzi, la seconda 2000, dice la stampa, forse magari sono numeri un po' aumentati, insomma un po' in eccesso, ma così, insomma, è forte il ricordo di essersi trovati davanti a tantissimi ragazzi. E poi che cosa fanno i deportati? Non fanno una lezione, non raccontano, adesso vi racconto io cos'è stata l'esperienza, consegnano ai ragazzi che entrano dei fogliettini su cui scrivere le loro domande e si aspettano e li ritirano e non fanno altro che rispondere alle domande dei ragazzi. Allora qualcuno diceva ci facciamo testimoni, adesso tocca a noi, queste persone che hanno vissuto ci stanno lasciando, non ci sono più i testimoni diretti di quello, sono sempre di meno i testimoni diretti della Seconda Guerra Mondiale e di tutto quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma allora prendiamo fino in fondo quello che loro per primi ci hanno detto. Cominciate a porvi delle domande e a partire dalle domande costruiamo il dialogo. Diventare testimoni vuol dire, voi l'avete detto, essere curiosi, capire il passato, interrogarlo, per essere poi pronti per raccontarlo a proprio nome, mettendoci il proprio modo di raccontare, la propria sensibilità e la propria intelligenza. Un testimone non è la storia, non è mai la storia, neanche quando non è un testimone diretto, ma un testimone è qualcuno che ha la voglia di interrogare il passato per raccontarlo nel proprio presente, con la propria testa, con la propria sensibilità, con la propria intelligenza, ma anche con la propria immaginazione. Queste cose vi volevo dire perché mi sono state così suscitate dai vostri interventi e mi sembrava così un po' troppo importante che non reagire a quello che avete detto, di cui vi ringrazio molto. A partire da queste cose vi racconto la storia che vi volevo raccontare oggi, che è una storia legata a quello che avete detto. È una storia che viene di amicizia a Birkenau, che parte da un luogo che insieme abbiamo visto, il blocco 25. Il blocco 25 è un blocco di Birkenau, per chi non è stato a Birkenau, è una delle tante baracche, lo vedete lì, che si trovano all'interno di Auschwitz 2. Birkenau, che era il campo delle donne, il campo dove c'erano in Auschwitz le camere a gas e i forni crematori. Il blocco 25 è anche detto il blocco della morte, i ragazzi forse che ci sono stati se lo ricorderanno, era questo blocco in cui le donne, il blocco 25 sta dentro nel campo riservato alle donne, in cui le donne ormai distrutte, pronte per essere mandate
nelle camere a gas venivano venivano messe aspettando di essere trasportate nelle camere a gas. Davanti, il blocco 25 fa una specie di cortile, lo vedete lì, ho cercato di farlo nel modo possibile, non è che ci sia, no, scusate. Fa questa specie di cortile con questo prato verde, e di fronte c'è un altro blocco. Lì c'erano delle donne, le donne che poi Lidia Rolfi incontra a Ravensbrück. In quel blocco erano state a quel blocco erano state affidate le donne, 230 donne che erano partite da Compiègne in Francia per Auschwitz il 24 gennaio 1943. Erano di queste 200 donne rimane un ricordo ad Auschwitz, forse qualcuno di voi ha visto questa lapide passando dal blocco 25 quando siamo andati poi verso il fondo dei binari, mentre facevamo il giro, guardo più le prime file in questo caso, mentre facevamo il giro di Birkenau. Queste 230 donne erano partite da Auschwitz, scusatemi, erano partite da Compiègne, che è la Fossoli francese, quindi il campo di concentramento in cui vengono raccolte tutte le persone da deportare in Francia, il 23 gennaio 1943. Arriveranno ad Auschwitz il 27 gennaio 1943. È un convoglio speciale, perché queste donne sono tutte politiche, sono prese nella resistenza, appartengono a gruppi di resistenti, e voi sapete che ad Auschwitz, nel progetto nazifascista, dovevano arrivare essenzialmente ebrei, non politici. Il campo per i politici e per le donne politiche era Ravensbrück, dove finisce Lidia Rolfi. Arrivano tra queste donne, in questa baracca, ce ne sono due di cui vi vorrei parlare oggi, Charlotte Delbeau e Victoria Nenni, una francese e un'italiana. Charlotte Delbeau era figlia di immigrati italiani, la sua mamma veniva dritta da Torre Pellice in Piemonte, era arrivata in Francia all'inizio degli anni 10 del Novecento, aveva incontrato Charles Delbeau, che era un figlio di un immigrato italiano di seconda generazione. Si erano sposati, avevano avuto dei figli, la prima Charlotte Delbeau, che è nata a Vigneux, che è un paesino nella periferia di Parigi, nel 10 agosto del 1913, a Vigneux. Vigneux è un paesino della periferia di Parigi che oggi accoglie gli immigrati, esattamente come negli anni 10. Negli anni 10 c'erano gli italiani, oggi ci sono gli immigrati. Sono soprattutto africani, capitano. Nel Charlotte Delbeau, dalla sua mamma riceve in eredità una lezione importante del Novecento che mi piace sempre ricordare di fronte ai ragazzi. Erminia Morero a Charlotte diceva sempre: studia. In questo studia di Erminia c'è l'idea che la cultura, il sapere, la conoscenza può diventare uno strumento di emancipazione per una donna, per una figlia che nasce in una famiglia di immigrati e cerca il proprio destino, il proprio percorso all'interno della vita. Charlotte studia e diventa una stenodattilografa e presto se ne va a Parigi. Se ne va a Parigi, dove incontra due persone importanti nella storia della cultura del Novecento. Da una parte Henri Lefebvre, che è un sociologo, il primo che studia poi le metropoli e le grandi città, e anche l'ideologo del maggio diventerà poi l'ideologo del maggio del 68. Da Henri Lefebvre Charlotte Delbeau impara la filosofia. Impara la filosofia di Freud, di Einstein, la filosofia che entra nella vita e fa i conti
con la vita. E poi diventa segretaria di Louis Jouvet. Noi oggi ci siamo completamente dimenticati di chi è Louis Jouvet, ma è come dire diventa segretaria di Spielberg, diventa segretaria di un grande uomo di cinema e di teatro, che era Louis Jouvet. E da lui impara una cosa importantissima, che poi le servirà ad Auschwitz e fuori Auschwitz, che l'immaginario fa parte della vita degli uomini. Quello che vi dicevo prima, l'immaginazione che serve per raccontare la storia è l'immaginario, è la letteratura, è il teatro. L'immaginario non è mai qualcosa, e voi forse che studiate tanta letteratura, almeno insomma, forse è bene di sottolinearlo, l'immaginario non è qualcosa che serve per divertirci, quando non sappiamo che cosa fare o quando siamo annoiati dal dentista o non riusciamo a dormire di notte. L'immaginario è trovare le forme per raccontare l'esperienza, per dirla, per legarla, per legare le generazioni. Pensate un po', provare a raccontare l'esperienza facendo sì che l'esperienza individuale diventi memoria di tutti, consapevolezza di tutti. L'immaginario è qualcosa che entra nell'esperienza per far sì che la mia esperienza singolare parli agli altri, legandosi a delle forme passate per immaginare le forme future con cui dire la vita e la morte delle persone. Vittoria Nenni è la figlia del socialista Pietro Nenni, ha dovuto scappare dall'Italia insieme alla sua famiglia perché suo padre è perseguitato del fascismo. Scappa in Francia e in Francia si innamora di Henri Deboeuf, che non è particolarmente di idee socialiste, anzi è un po' di destra, ma lei si innamora lo stesso. Vittoria era nata ad Ancona, ha finito gli studi in Francia e lì si sposa nel 1937 con Henri Deboeuf. Arriva la guerra. Vi posso dire un'altra cosa, ma sto cercando di andare in fretta. Henri Deboeuf e Vittoria Nenni rilevano una stamperia che è stata una stamperia clandestina importante per gli italiani avversi che erano fuoriusciti dall'Italia perché perseguitati dal fascismo e che aveva tenuto Pietro Nenni, socialista, quando era a Parigi, che stampava stampa avversa al regime fascista. Vittoria e Deboeuf rilevano questa stamperia e diventano tipografi, insomma, lavorano, si tengono in vita con questa stamperia. Charlotte Delbault, una cosa mi sono dimenticata, si innamora pure lei. Nella vita delle persone spesso e volentieri ci si innamora. E lei si innamora di un altro immigrato. Georges Dudac, questo era un immigrato ucraino che cercava nel Partito Comunista la sua carriera, insomma, era un militante del Partito Comunista. Arriva la guerra e l'occupazione tedesca in Francia e senza saperlo Charlotte Delbault e Vittoria Nenni cominciano a militare per i primi gruppi di resistenza comunista al nazismo. Siamo nei primi anni del 1940, la Francia occupata, il gruppo Polizzer, così si chiama, che cosa vuole ottenere attraverso la sua resistenza? Che la cultura e gli intellettuali si sveglino, dicano qualcosa, prendano la parola per denunciare l'ideologia fascista, nazista e la sua violenza. Organizzano le prime riviste clandestine, una importantissima, l'Elite Française. Ma naturalmente vengono presi. Due operazioni di polizia importanti, Charlotte Delbault, suo marito Georges Dudac, Vittoria Nenni e Henri Deboeuf insieme a tanti altri vengono presi dalla polizia francese che ormai è controllata dai nazisti occupanti e lavora al fianco dei nazisti occupanti. Georges
e Henry vengono fucilati, avevano 28 e 27 anni. Charlotte e Viva vengono consegnate ai tedeschi e vengono destinate alla deportazione, catalogate, come piaceva tanto ai tedeschi, Nuit et Brouillard, notte nebbia, quindi nessuno doveva più avere le loro notizie, vengono destinate alla deportazione. Si incontrano per la prima volta Viva e Charlotte in una prigione al forte di Romainville, in una prigione dove stanno attendendo di essere deportate. Scoprono la loro storia, una storia molto simile, la storia di due donne che hanno perso il loro marito, una storia che è legata all'Italia, ma che è legata anche alla Francia. A Viva propongono di salvarsi, rinunciando alla sua cittadinanza francese che aveva acquisito perché si era sposata con Henri, e di ritornare italiana. Siamo nel 1942, l'Italia è alleata dei nazisti e Viva potrebbe semplicemente rientrare, ritornare a essere una buona italiana fascista e salvarsi. Non vuole, non lo fa. Non lo fa e Charlotte dirà per due motivi, lei se lo ricorda, perché uno, per amore del suo Henri e per rispetto di suo padre, che era stato perseguitato, che era perseguitato dal fascismo. Le due partono così insieme per Auschwitz. Il 23 gennaio 1943, su quel convoglio di donne che vi dicevo prima. Arrivano ad Auschwitz il 27 di gennaio e vivono tutto l'inverno a Birkenau. In quell'inverno, quell'inverno del 43, Viva muore di tifo e sarà Charlotte a vederla morire nell'infermeria del campo di Birkenau. Quando torna, Charlotte prenderà il coraggio, qua avevo messo alcune fotografie ma passiamo veloci, prenderà il coraggio di andare dal padre di Viva per raccontare. L'avete sperimentato voi ragazzi cosa vuol dire. Quasi tutti i testimoni sono testimoni per qualcun altro. I sopravvissuti dei campi ritornano e raccontano la propria esperienza per raccontare la storia di tutti, di tanti, di chi non è tornato, di chi è tornato muto, di chi non ha avuto voglia di parlare. E oggi ancora di più il testimone è qualcuno che prende su di sé la storia di altri per raccontarla. E così fa Charlotte con il papà di Viva. Io adesso sto pensando come riassumere in 5 minuti tutto quello che avrei da dirvi e non so da che parte partire. Due osservazioni. Nel campo. Ah, ok, questo in avanti allora. Andiamo ancora 15 minuti. No, okay. Vabbè, allora no, ce n'è ancora. Nel campo, Charlotte e Viva. Voi durante la vostra relazione avete detto delle cose importantissime: la solidarietà, il corpo. Parlare di Charlotte Delvaux e Vittoria Nenni vuol dire provare a ripensare ai campi e ad Auschwitz in particolare attraverso l'esperienza delle donne. L'esperienza delle donne non è diversa da quella degli uomini. Io è da tanti anni che mi provo a interrogare, e anche con Alessandro certe volte ho provato a farlo, se c'è veramente una specificità dell'esperienza femminile. Non lo so, ci sono sicuramente due grandi temi che le donne affrontano. Il primo, quello della solidarietà. Non è vero che gli uomini non sono stati solidari tra di loro, è però vero che le donne hanno voluto raccontare ad Auschwitz sottolineando i legami di solidarietà. L'avete detto voi, ve l'hanno detto i vostri compagni, quindi vado abbastanza veloce, ma quando tornano spessissimo le donne raccontano mettendo in evidenza quanto la solidarietà, l'amicizia con gli altri ha reso possibile la loro sopravvivenza.
E questa amicizia, questa solidarietà spesso passa attraverso il corpo, il prendersi cura del corpo degli altri, dell'altro. Io vi ho lasciato alcuni testi su cui magari se vorrete ritornare. Nella testimonianza che Charlotte Delpeau scrive al ritorno, che si chiama Nessuno di noi ritornerà, titolo assolutamente significativo, poi dopo se volete vi racconto il perché. Charlotte Delpeau ricorda naturalmente Vittoria, ma ricorda Vittoria per il suo essersi presa cura del proprio corpo, del corpo di Charlotte quando cadeva, quando aveva voglia di lasciarsi andare, di morire, di farla finita. L'esperienza dell'amicizia e del corpo sono due temi legati all'esperienza femminile in maniera molto forte, molto stretta. Prendersi cura del corpo dell'altro vuol dire provare a pensare a un futuro, se ci pensate. Prendersi cura di un corpo vuol dire tentare di salvare le storie che sono inevitabilmente iscritte in quel corpo per provare a dargli un futuro, per provare a far sì che resista per quello che succederà dopo. Dall'altra parte questa solidarietà che passa per il prendersi cura del corpo dell'altro e anche un prendersi cura delle storie che stanno scritte in quel corpo. L'amicizia nel campo è spesso fatta della possibilità di parlare da uomo a uomo. Voi avete ricordato alcune, come Lidia incontra queste donne che poi finiscono a Ravensbrück, poi vi racconto come, e come queste donne gli raccontassero le loro idee, i propri pensieri, la propria storia. Parlare, comunicare agli altri, pensare che quello che ti sta davanti non è una cosa, non è un numero lì in campo, un numero che è usato come un pezzo che dovrà essere sostituito, un uomo ridotto a un numero che deve essere sterminato, ma un uomo con le sue storie da ascoltare, da imparare, da provare a ripetere con il suo immaginario, con la letteratura che ha imparato, con la vita che ti ha vissuto, è un atto di solidarietà con gli altri che rifà rientrare in un luogo di annientamento l'umano in maniera molto forte. Le donne. Saltando un po' di palo in frasca, ma è una cosa che vi volevo assolutamente dire. Queste donne che hanno provato a raccontare attraverso la solidarietà, attraverso la questione del corpo, attraverso la questione della parola. Ricordiamoci sempre che in Italia sono state le prime ad avere raccontato Auschwitz. Dal 1945 al 1948, quando abbiamo detto nessuno aveva voglia di ascoltare le storie dei campi, sono state sette donne in sei libri a raccontare per prime la storia di Auschwitz. A raccontarlo raccontando la storia di altre donne. E quando dico raccontare la storia di altre donne sto parlando dell'Aliana Milu con il fumo di Birkenau, che per raccontare la sua esperienza racconta l'esperienza di otto donne diverse, di otto amiche diverse conosciute in Auschwitz. Raccontando la storia del corpo, voi avete citato la Tedeschi, e la Tedeschi scrive un librino piccolo che si intitola Questo povero corpo, che mette al centro del corpo, della cura del corpo, ma anche dell'offesa del corpo, così un nodo per vivere tutta l'esperienza. E allora, ritornando alla nostra Charlotte Delpeau,
e Vittorio Nenni, se Charlotte Go torna per raccontare la storia di Vittoria, torna con un bisogno di dire agli altri quello che è stato, di far rivivere anche la vita di Vittoria dopo, insieme a tutte quelle che ha raccontato. E cosa trova? Trova l'immaginario per raccontarlo. Voi avete detto che restare umani, ritornando a quello al vostro intervento sui Sonderkommando, restare umani era anche, voleva anche dire testimoniare, trovare nel dopo la forza per dire quello che è stato. E Charlotte Delbo lo fa attraverso la letteratura, riandando a ripescare quella lezione di uno dei suoi maestri, Louis Jouvet. Viva nei racconti di Charlotte Delbo, diventa un personaggio letterario fortissimo. Perde forse le sue caratteristiche di donna, la sua specificità di donna, ma diventa un personaggio letterario, una figura letteraria. Charlotte Delbo trova la letteratura come strumento, che strumento forse mezzo, per far sì di dare spazio al passato nel presente, dargli forma. La letteratura come luogo in cui l'esperienza diventa racconto da condividere con gli altri. Charlotte Delbo, ve lo dicevo, scriverà un testo prestissimo, al ritorno, nel 1945. Nessuno di noi ritornerà. Aspetterà 20 anni per pubblicarlo, perché dirà sempre, avevo bisogno di sapere se era veramente un testo letterario o uno sfogo di pura emozione. Ancora una volta, quello che dicevate prima, c'è un'emozione forte che deve trovare una forma per essere raccontata agli altri, per essere comunicata agli altri, per parlare con gli altri. E Charlotte Delbo ci insegna come la letteratura è lì, con le sue forme, i suoi stereotipi anche, i suoi modi di raccontare, le sue strutture letterarie, ad aiutarci per dire l'esperienza, per dirla agli altri prendendo consapevolezza dell'esperienza. Il libro di Charlotte Delbo porta un titolo, Nessuno di noi ritornerà, Aucun de nous ne reviendra, in francese. È un titolo che è un verso di una poesia di Apollinaire. Provate a pensarci, una torna dal campo, deve fare testimonianza e decide di scrivere, vuole fare testimonianza, non deve, insomma, mettevo il deve perché è un dovere, Charlotte Delbo era sempre un dovere verso chi è rimasto, verso l'esperienza passata, ma è un volere che è sopravvissuto, che vuole condividere l'esperienza. E per fare testimonianza si rivolge alla letteratura. Guardate che non è una cosa scontata, è un pensare che una relazione storica non può dire tutto, che c'è bisogno di provare a calare le conoscenze, le esperienze storiche dentro l'immaginario delle persone, per farle parlare, per dare eco in qualche modo a questa esperienza. E allora mi era piaciuto lasciarvi con un'ultimissima frase di Charlotte Delbo, che mi sembrava molto significativa. È tratta dalla sua testimonianza ed è una poesia che si chiama Preghiera ai viventi. Vi prego, fate qualcosa, imparate un passo, una danza, qualcosa che vi giustifichi. Imparate a camminare e a ridere, perché sarebbe troppo stupido, alla fine, che tanti siano morti e che voi viviate senza fare niente della vostra vita. L'ultima parte del vostro intervento, mi sembra che abbia messo molto a fuoco l'idea di come la storia non ci fa migliori, ci rende più consapevoli. Non è detto
che non dimenticheremo mai. Anzi, troppo spesso abbiamo dimenticato e ripetuto gli stessi errori delle generazioni che ci hanno preceduto. Però la storia, se non insegna, può costruire una consapevolezza che aiuta a crescere uno spirito critico rispetto al presente, e in cui si radicano la capacità, la forza e anche il coraggio di porsi le domande che avete posto, che i vostri compagni vi hanno posto alla fine del loro intervento. Un'ultimissima nota, perché ho detto che Charlotte Delbault incontra Lydia Rolfi, perché il convoglio del 24 gennaio del 1943 arrivato ad Auschwitz per sbaglio, erano politiche, non dovevano arrivare ad Auschwitz, dovevano essere mandate a Ravensbrück, rimane ad Auschwitz fino alla primavera del 1943, scusatemi, fino all'estate del 1943. Poi vengono in qualche modo raccolte le donne e mandate a Ravensbrück, la loro meta iniziale. Molte erano morte, le sopravvissute vengono così inviate, fatte uscire da Auschwitz e inviate a Ravensbrück. E lì il gruppo di donne così che la testimonianza della Rolfi evocava, questo gruppo di donne è chiamato il gruppo di donne francesi, le francesi venivano già chiamate così ad Auschwitz e continuano a essere chiamate anche a Ravensbrück. Erano delle politiche, non erano giovanissime, avevano tutta l'esperienza, un'esperienza politica che si era in qualche modo formata nella resistenza e nella prima resistenza francese. Lydia Rolfi ricorda Charlotte Delbault in una maniera, erano diventate molto amiche, tanto che sul quadernetto che Lydia Rolfi tiene a Ravensbrück troviamo delle poesie scritte da Charlotte Delbault. E Lydia Rolfi ricorda sempre come le altre donne gli insegnavano la politica, erano tutte comuniste, gli facevano in qualche modo un po' di lezioni, di storia e di consapevolezza politica. Charlotte Delbault gli faceva delle lezioni di letteratura, ritenendo che la letteratura fosse sostanzialmente al pari della politica un modo di vivere il proprio presente e la propria consapevolezza di cittadino. Grazie.